La gente pensa che sia pazzia ritornare alla terra, ritornare alla terra, ritornare alla terra, terra mia. Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la lancia per lavorare. Prendi in prestito la vostra testa, giusto è tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Le tasse ci vado da... Mi sporchi la veste, nessuno sconto, nessuna pietà. Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. E tu sei un uomo, divido amore, onore, coraggio. E tue leggi troppo spesso sono un vago miraggio. Non ingannare la tua coscienza, della vita sei servitore. Chiamami ancora più forte, mi troverai dentro al tuo cuore. Sai che mi sono emozionato un po' nel chiamarlo. Ecco, vediamo. Ecco qua, il futuro Rosario! Presidente della regione. Il tuo podio è qui. Rosario, là, ecco, lascia il microfono. Ciao a tutti, grazie per essere numerosi. Anche ieri sera eravamo tanti,
a Catania. La nostra piazza c'erano 4.000-5.000 persone. La Sicilia oggi ha scritto, perché siccome l'articolo l'hanno chiuso alle 8 di sera, che erano piazze vuote, sia quella di Musumeci che la nostra. Invece la nostra era stracolma alle 10 di sera e l'altra era di 500-600 persone a Catania. Consentitemi di iniziare con un fatto privato. Oggi è il mio onomastico, Rosario, la Madonna del Rosario. E per un'incredibile coincidenza della mia vita, tutti i miei appuntamenti importanti cominciano sempre con un giorno mariano. Sarà il caso, sarà quello che sarà. Comunque io sono molto devoto alla Madonna, per cui considero un giorno di particolare gioia questo. Lo accennava prima Adele, ne parlava Caserta. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione terribile. Spesso guardiamo alla situazione siciliana, parliamo di crisi, ma per un momento guardiamo all'Europa. Guardiamo a questa Europa vecchia che non cresce più, dove non nascono più figli, dove l'economia non cresce più, dove finita la fase di espansione, la cosiddetta Ostpolitik, la fase di espansione all'est europeo, incominciamo a contrarre produzioni, consumi. A questa Europa che non sa che fare, un'Europa tutta chiusa nella vicenda finanziaria dello spread, parola difficilissima, parola che poi non viene compresa dai cittadini, ma che significa semplicemente il rapporto di cambio che c'è, il rapporto che c'è fra gli interessi che maturano i titoli tedeschi e gli interessi che maturano i titoli degli altri paesi. Per avere un titolo tedesco devi pagare, se ti compri invece titoli italiani o di altri paesi praticamente ti danno una barca di interessi. Questo significa semplicemente che i titoli tedeschi valgono molto di più. È un'Europa dove c'è oggi uno scontro politico terribile, lo scontro fra Hollande e la Merkel, e lo scontro fra chi pensa che l'Europa esce dalla crisi attraverso l'espansione produttiva, l'ampliamento della base produttiva, la conquista di nuovi mercati e l'aumento dell'occupazione e dei consumi, e invece chi pensa, come la Merkel, che bisogna fare solo una politica deflazionistica che difenda il rapporto euro-dollaro. In pratica, pensare all'Europa dei banchieri e dei mercati fregandosene, se questo significa poi licenziamenti di massa, massacro sociale, fine del welfare, fine dello Stato sociale. Un'Europa che non riesce a porsi, ad analizzarsi rispetto alle grandi questioni che ha di fronte. Non capisce cosa sta avvenendo nel mondo. Il Brasile cresce con ritmi vorticosi. La Turchia ha un incremento del PIL dell'8% l'anno. La Cina ha conquistato quasi tutti i mercati africani e comincia a conquistare i mercati europei attraversando il Mediterraneo e andando direttamente sul porto di Rotterdam. L'India ha livelli di crescita incredibili, ma non solo nei settori che noi possiamo immaginare tradizionali, che so, l'abbigliamento etnico, altre cose. L'India comincia ad avere un grande successo nella produzione di software, di informatica, lo stesso avviene in Cina, cioè nuovi paesi che cominciano a entrare nello scenario internazionale. Rispetto a questo, come reagisce l'Europa? Hai fatto bene a dire, Maurizio, quelle cose. Come reagisce l'Europa? L'Europa reagisce bene. Abbiamo accumulato una serie di riserve monetarie. Manteniamo alto questo livello di riserve monetarie. I poveri si arrangino. I poveri si arrangino significa che
territori come la Grecia, come il Portogallo, come la Spagna, come l'Italia, come la Sicilia, verranno totalmente emarginate nei prossimi anni per sacrificare le proprie economie e i livelli della propria, di condizioni di vita delle proprie società in nome dei capitali in mano ai tedeschi, agli olandesi e ai paesi nord europei. È chiaro che noi a questo gioco non ci possiamo stare, non ci dobbiamo stare e non ci stiamo, e non ci stiamo! E su questo voglio essere molto chiaro. Se l'attacco allo Statuto viene fatto per dire che lo Statuto è stata l'occasione dei privilegi, del rapporto politica-mafia, dell'arricchimento delle cricche, delle caste, della distribuzione clientelare di ogni risorsa, allora è chiaro che noi lo Statuto lo mettiamo sotto pressione e sotto critica. Ma se l'attacco allo Statuto deve essere un modo di dire alla Sicilia, rispetto a questa politica di globalizzazione che marginalizza ulteriormente l'economia debole e la Sicilia, allora io non ci sto, perché voglio difendere la Sicilia e i siciliani. Per essere estremamente chiari, per essere estremamente chiari, lo Statuto è stato utilizzato dalla mafia, oggi deve essere utilizzato dall'antimafia per diventare occasione di crescita e di sviluppo e di liberazione alla Sicilia. Con estrema franchezza, non accetto l'attacco razzista al Mezzogiorno. Non è vero che la Sicilia è irredimibile. In questi anni noi abbiamo visto una Sicilia che ha messo in campo i suoi figli migliori. Noi non siamo la terra di ogni male e di ogni mafia, siamo la terra di Falcone e di Borsellino, siamo la terra di Pio La Torre e Mattarella, siamo la terra di Placido Rizzotto e di Pappino Impastato, siamo la terra di centinaia di imprenditori che oggi hanno il coraggio di denunciare la mafia e lo fanno al rischio della propria vita. Siamo la terra di gente che vuole liberarsi da questa cappa. Guardate come è cambiata la società civile siciliana in questi anni, una società che è cresciuta, i ragazzi di Dio Pizzo, le associazioni dei ragazzi che gestiscono i beni confiscati, Confindustria che dice espelliamo i mafiosi, coloro che pagano il pizzo. E io sono felice di dire che quella rivolta contro Confindustria è nata proprio da Gela quando io ero sindaco. Tutti dicevano: ma che può fare un sindaco di una piccola città? Cosa può fare? Anzi, c'era un vecchietto che mi diceva: Nanucci, Don Panaro non scrusci. Me lo disse il primo giorno che io divenni sindaco e la mafia già mi minacciò. Io lo chiamai dopo un anno, dopo che avevano arrestato 80 mafiosi per la prima volta a Gela, l'ho chiamato e gli ho detto: uvire che Nanucci, Don Panaro può scruscire. E può scruscire se ci sono dietro i cittadini dentro questo percorso. Perché guardate, io non voglio fare una battaglia solitaria, non l'ho fatta mai. Io credo che la battaglia che noi dovremo fare è una battaglia che si fa innanzitutto con i cittadini, con i giovani, con gli imprenditori, con i disoccupati, con le donne, con le persone diversamente abili, con quei giovani immigrati come Nabil che rappresentano un processo positivo di integrazione di un ragazzo che scappa per motivi politici, perseguitato dalla politica, e trova una società che lo accoglie e lo fa diventare persona che aiuta gli altri e che partecipa positivamente alla società. E allora è questo che noi dobbiamo mettere in campo: la fiducia, la speranza, la voglia di cambiare, la voglia di cambiare. Non può essere che in questi anni questa regione ha avuto 8 presidenti della regione arrestati dal dopoguerra in poi. 8 presidenti! E che ci sia ancora una parte della borghesia siciliana
che pensa di alimentare settori di parassettismo, di clientele e di un rapporto scellerato che c'è stato fra politica e mafia in questa regione. Bisogna liberarsi, guardate, riprendere la via del coraggio e della dignità, la via del coraggio e della dignità, la nostra indignazione, l'indignazione dei giovani, delle donne, degli anziani, degli imprenditori, non può essere sterile esercizio dell'antipolitica, deve diventare invece politica. La politica, quella bella, quella con la P maiuscola, quella che significa servizio ai cittadini, quella che significa il più alto atto di amore che un cittadino può fare nei confronti della società. Questa è la politica bella, la politica che non si fa perché io ti do qualche cosa e tu mi dai qualche cosa. Guardate quante cose mi hanno offeso anche in questa campagna elettorale. Io che sono estraneo a ogni logica di spartizione, a ogni logica di do ut des, io che sono completamente lontano e a volte mi sento, quando incontro, ho incontrato un signore l'altro giorno che mi ha detto: io mi occupo di cose importantissime, ti voglio aiutare in questa campagna elettorale, però tu mi dovrai nominare direttore di un ente. Io ho guardato l'ente e dico: guarda, questo è l'ente, è uno degli enti che io voglio abolire, perché non se ne può più questo ente che non si sa. Se vuoi ti nomino direttore, ma è gratis, perché io questo ente lo abolisco, per essere chiaro. Quindi non ci si aspetti da me la solita politica, perché questo mi infastidisce persino personalmente. Sapete perché mi infastidisce? Perché io penso in quel momento ai tanti giovani disoccupati o ai giovani precari che debbono essere ogni giorno messi in croce per dire, dopo che guadagnano 600 euro al mese, e non si dice nulla per i signori che guadagnano 500.000, 600.000 euro, nominate alla politica soltanto per rappresentare galoppinaggio elettorale e voti. E i siciliani sono stanchi di tutto questo, sono stanchi, e vogliamo abolire i privilegi veri, quelli reali. Ma andiamo alla questione economica. Guardate, se l'Europa è quella, nel quadro che vi abbiamo rappresentato, l'Europa dovrebbe avere il coraggio di fare una politica diversa, per esempio proiettarsi sull'Africa, proiettarsi sul mercato euro-africano. Ma questa politica la dovrebbe fare la Sicilia. Guardate che se la Sicilia non c'ha una crisi, non ha una crisi qualunque, è una economia, una società in implosione. Perché se tu ogni presidente della regione che si elegge qua in questa terra, dopo 3 anni se ne deve andare per le solite questioni, noi non ne usciamo più. O cominciamo a dire c'è la svolta, e la svolta dipende dai cittadini, dipende da voi, dipende da noi, oppure scherziamo, oppure significa che non si ama questa terra. Allora, pensate che noi possiamo resistere in una Sicilia dove negli ultimi anni gli appalti sono diminuiti pubblici del 70%, la disoccupazione giovanile è aumentata del 35%, i nostri giovani continuano a studiare e scappare, perché non hanno risorse e non hanno possibilità. Non cresce nulla. I Vallobello, secondo uno studio che ha fatto Convindustria, dice che le autorizzazioni che aspettano a livello della regione, che stanno nei cassetti degli assessorati, rappresentano l'8% del prodotto interno lordo, l'8% del PIL. Quindi basterebbe sbloccare quelle autorizzazioni, che la Sicilia praticamente sarebbe una delle regioni che più crescono in Europa. Dei fondi europei destinati per il quinquennio, la regione siciliana, il quinquennio che scade l'anno prossimo, ne ha utilizzate soltanto 809 milioni di euro, a fronte di una dotazione di 6 miliardi e mezzo di euro, 12,38%. Una vera e propria vergogna internazionale, una vera e propria vergogna internazionale. In una situazione di crisi tu non utilizzi le risorse che hai.
E quindi da un lato il mancato sviluppo che si è avuto per la, per la incapacità di utilizzare i fondi europei, ma è solo questo. Guardate, in questi mesi io ho avviato il patto dei sindaci per le energie rinnovabili. Se la Regione mi avesse aiutato, io avevo portato i funzionari, i dirigenti europei che finanziavano il patto, gli esperti europei, se la Regione semplicemente mi avesse aiutato, invece pare che l'ultima giunta di governo addirittura ha abolito, ha cancellato la delibera con la quale si selezionava il personale che doveva servire per avviare il patto dei sindaci in Sicilia, 12 tecnici che dovevano assistere i comuni. Ma che cos'è questo patto dei sindaci? È un patto che si stringe con l'Europa. Io ne ho avviato un paio nel Calatino e nel Gelese per 120 milioni, per intenderci, di euro in, quelle, in una, un bacino complessivo intorno ai 400.000 abitanti, uno per 120 milioni di euro che andranno presto nelle casse dei comuni interessati e un altro per 80 milioni di euro. Ma guardate cos'è, se i comuni si dotano di pannelli solari negli edifici pubblici, invece di fare questa svendita che fanno a società energetiche private che poi gli danno al massimo l'energia elettrica alla scuola e invece loro si guadagnano una barca di soldi, se invece i comuni lo fanno in modo sistemico e creano dell'ESCO, sono le Energy Service Company, possono avere finanziamenti che hanno calcolato che se lo si fa su tutti i comuni siciliani, i comuni risparmiano 2 miliardi e 750 milioni di euro a fronte di un buco di 5 miliardi attualmente annunciato, penso che sarebbe un bel risparmio per la Sicilia. Quindi volendo si può fare il risparmio senza fare macelleria sociale, cioè ampliando la base produttiva, se si è un pochettino intelligenti. Ma sapete quanti fondi nuovi arrivano all'Europa oltre questo risparmio di 2 miliardi e 750 milioni? 5 miliardi e mezzo di euro. Sapete quanti posti di lavoro si creano? 24.000 nuovi posti di lavoro. Cosa fa un buon padre di famiglia? 12.000 li destina ai precari e 12.000 fa assunzioni nuove di giovani diplomati e laureati. Da un lato risparmi, dall'altro ampli l'occupazione. E allora tutta la vicenda dei precari non diventa un referendum sulla, su chi è più rigorista o su chi non affronta le questioni, e basta che se ne va in giro e dice non dobbiamo fare nessun rigore, non dobbiamo fare... No, il rigore lo dobbiamo fare, ma il rigore va fatto con intelligenza, va fatto senza macelleria sociale. Allora cominciamo a dire, i precari li occuperemo in progetti produttivi che daranno loro dignità, progetti produttivi che daranno lavoro e dignità. Per esempio, sblocchiamo quelle pratiche, mettiamo delle clausole preferenziali per l'assunzione dei precari. Diciamo a quelle aziende che assumeranno i precari della regione nel momento in cui daremo dei contributi perché, questo, perché possano assorbirli e dare un lavoro a tempo indeterminato. Mi consentirete che noi avremo risolto il problema dei precari in modo egregio, liberando la regione da una serie di costi e dando loro un lavoro vero a questi ragazzi. E allora è su questo che cominciamo a fare veramente una politica sociale e produttiva vera. Ma che deve fare una regione che si trova in crisi? Guardate, se un'azienda è in crisi, che fa? O cerca nuovi partner, quindi allarga il proprio capitale, o emette prestiti obbligazionari e aumenta il proprio indebitamento, oppure assume prestiti dalle banche, eccetera. La Sicilia in questo momento è una Sicilia senza strategie. Non riesce a fare indebitamento perché non lo può fare più e perché la Sicilia non è considerata bancabile, quindi il debito non te lo dà. Non ti fa nessuno il prestito. Non riesce ad allargare la base produttiva allargando il proprio partenariato, pubblico o privato che sia. Non riesce a fare un'altra cosa che fanno le aziende. E l'ispirazione questa è di Maurizio Caserta, che voglio ringraziare per questa sua intuizione. Ma un'azienda che fa quando non avvia, non ha strategie?
valorizza il patrimonio. Ma qual è il patrimonio della Sicilia? E se noi cominciamo a guardare il patrimonio della Sicilia, scopriamo che abbiamo beni naturalistici più belli del mondo, una terra che ha un mare, montagne, un clima che è meraviglioso, ma questo perché non si trasforma in economia. Una terra che possiede un terzo dei beni culturali dichiarati patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, perché non diventa economia? Perché in Francia con i beni culturali ci guadagni e invece in Sicilia ci si perde? Perché? Perché c'è un'incapacità di fondo. Guardate, c'è un'incapacità di fondo a affrontare le questioni della Sicilia. Le classi al governo in Sicilia hanno discusso in questi anni esclusivamente come dividersi il bottino dei fondi pubblici. Non hanno pensato allo sviluppo economico. Allora dobbiamo cambiare tutto questo. Guardate, le terme di Acireale, lo faccio come esempio, sono chiuse. Ma voi pensate che sono l'unico caso i termi in Europa chiuse? Erano in mano alla regione. Ma che ci vuole a privatizzarli? Ti fai pagare l'affitto dai privati, guadagni i soldi e fai occupazione. Che ci vuole? Perché la regione deve inserirsi in queste cose che non attengono tipicamente allo Stato? Anche allo Stato sociale, anche nel modello keynesiano. Anche nello stesso modello keynesiano, lo Stato mica si mette a fare l'imprenditore in concorrenza con i privati, che non lo farà mai. È uno Stato invece che crea le opportunità, fa i servizi generali. Uno Stato che avrebbe dovuto pensare ai trasporti, come si fanno i trasporti, perché non ci può stare da Catania a Palermo 5 ore e mezzo di treno, invece di un'ora quando ci si dovrebbe stare. Uno Stato che allarga quindi la propria rete di trasporti, mette in collegamento invece i porti, aeroporti, ferrovie e rete stradale, quindi pensa alle infrastrutture. Pensate quante cose si sarebbero potute fare con quei 6 miliardi di euro dei fondi europei non utilizzati e non l'abbiamo fatto. Invece qui abbiamo una regione che per ragioni clientelare ha fatto tutti in questi anni. L'ente minerario siciliano, che se lo ricorda, anche quello è stato. Le nostre perdite non sono frutto dell'ultimo governo, sono frutto dell'azione scellerata di tutti i governi che si sono succeduti in questa regione e che hanno pensato che le risorse pubbliche servono solo per crearsi amici, elettori e clienti, non a creare sviluppo e a creare la base dello sviluppo. Allora che fa una regione di questo tipo? Comincia a valorizzare questo patrimonio e dice nei musei ci facciamo le caffetterie, ci facciamo il teatro, ci mettiamo il ristorante. Questi luoghi morti li facciamo diventare luoghi di vita, ci facciamo le mostre di autori contemporanei. Le soprintendenze in Sicilia appena sentono arte contemporanea sembra che gli ledono chissà quale tutela del passato. Il passato certo che va tutelato, ma perché deve servire a creare un nuovo presente. Noi dalla nostra storia, dalla nostra identità culturale, traiamo la lezione per il futuro. La Fiumara d'Arte, dove io attualmente ho scelto la mia residenza, che è il più grande museo di arte contemporanea al mondo, è abbandonata. È abbandonata, mentre questo dovrebbe essere un luogo, arrivano pochi visitatori, pochi esperti, dovrebbe essere un luogo invece da valorizzare. L'esperienza di Gibellina di Ludovico Corrao, anche questa è stata abbandonata, invece una Sicilia che non si misura con la contemporaneità. Se noi oggi vogliamo fare arte, che facciamo? Le opere del 1300? No, facciamo l'arte contemporanea. Allora tu li vuoi stimolare gli artisti, vuoi dare un connotato artistico alle nostre città? Può essere che le nuove città debbano crescere brutte. Noi che abbiamo un terzo del patrimonio mondiale dei beni dichiarati beni dell'umanità e che abbiamo le città più belle d'Italia e del mondo, allora le nuove città debbono essere brutte? Anche lì noi dobbiamo difendere la bellezza offesa dalla Sicilia, e questa è stata offesa dalla speculazione, è stata offesa dalle mafie, perché il sacco di Palermo ha distrutto mezza città,
ha distrutto mezza città. E guardate, c'è stato un nesso negli anni 50 fra il sacco di Palermo e le politiche della regione, perché proprio in quegli anni, mentre si faceva il sacco di Palermo e quindi si costruivano centinaia di migliaia di alloggi, contestualmente da parte della mafia, contestualmente si sono aumentati in modo sproporzionato i dipendenti, gli stipendi dei dirigenti regionali della regione siciliana, rendendolo fra i più alti d'Italia, perché dovevano comprare le case che faceva la mafia. Gioco semplicissimo. Gioco semplicissimo. Quindi c'è stato sempre un nesso che a volte persino ci è sfuggito nella perfidia del suo disegno. Quindi difendere la bellezza significa impedire non solo la turpazione del nostro territorio, ma significa anche fare economia. I nostri musei, le nostre isole, il nostro artigianato, la nostra ceramica, le nostre tradizioni popolari debbono diventare ricchezza, perché è su questo che noi scommettiamo. Quindi la possibilità di un turismo nuovo, la scuola. Ma si può tagliare sulla scuola, perché la Francia nelle misure che ha fatto anticrisi invece ha incrementato del 2% le spese per la scuola, l'università e la ricerca? Semplice, perché la Francia ritiene che attraverso la cultura e attraverso la scuola si cresca e si faccia economia. No, invece, perché un popolo che è ignorante non cresce e non va avanti. Allora le spese per la scuola non possono essere tagliate, vanno rafforzate invece, vanno intensificate. Io penso al tempo pieno dei ragazzi nei quartieri, soprattutto a rischio delle città, perché come diceva Sciascia, la mafia non si combatte solo con i carabinieri e con i poliziotti, ma si combatte anche con i maestri elementari, perché è lì che dobbiamo intervenire attraverso un'educazione vera di inserimento dell'educazione alla cittadinanza. La nuova scuola della rivoluzione della dignità dedicherà una parte del proprio tempo all'integrazione del cittadino e all'educazione civica del cittadino, perché noi dobbiamo formare i nostri ragazzi al senso del pubblico sin da piccoli, e questa è la nostra scommessa. In una Sicilia in cui il senso del pubblico non esiste, lì cominciava la nostra scommessa, a creare un nuovo senso del pubblico, un nuovo senso dell'amore per la cosa pubblica, per tutto ciò che appartiene a tutti noi, che non è mio. Perché guardate, se volessi descrivere l'atteggiamento dei nostri governanti siciliani rispetto alla cosa pubblica, citerei la moglie di Ben Ali, che una volta andò al museo di Cartagine, vide una bellissima statua romana e disse al custode: me la prendo che me la porto a casa mia. Perché chi doveva giudicare la moglie di Ben Ali? Ma i nostri governanti non sono stati forse in una fascia di ingiudicabilità, sperperando risorse? La scuola deve aiutare l'inserimento al lavoro e si deve integrare con la formazione. Quando un giovane si diploma deve incontrare una formazione che è continuazione del percorso scolastico che ha fatto ed è specializzazione, e si incontra anche con le aziende, per cui nella nuova formazione noi gli facciamo fare almeno un anno di esperienza al giovane in un'azienda, a un giovane che si diploma, in cui si va a specializzare. Diamo gli incentivi alle imprese in crisi attraverso questi ragazzi che vanno a fare l'esperienza, si creano un curriculum e forse potranno lavorare lì e forse avranno un curriculum per lavorare bene. E dobbiamo legarla all'università, alla ricerca. Anche lì la ricerca universitaria non può essere separata dalla formazione, perché alcuni pensano a un'università senza insegnamento. Non può essere. La ricerca dell'università si fa come ricerca. Per esempio, io ho trovato sbagliato l'integrazione del Policlinico di Catania universitario con il Vittorio Emanuele, perché hanno funzioni diverse. La ricerca universitaria deve essere libera, è l'espressione della libertà, è la cura medica che si può fare in un ospedale, tende alla ricerca innovativa e persino alla sperimentazione
mentre l'ospedale applica cure standard. Quindi perché mettere cose diverse insieme che praticamente bloccano la ricerca del sapere e cacciano le nostre università in una retroguardia rispetto a quella europea? È questo che dobbiamo dirci con chiarezza. La sanità non può essere quindi solo il luogo del risparmio. Russo ha fatto bene a fare il piano di rientro, ha fatto un lavoro egregio, ma dobbiamo andare oltre il risparmio. Io vi faccio alcuni esempi. Il ragazzo tossicodipendente che viene ricoverato e si fa un trattamento di disintossicazione, che fa dopo? Va all'assistenza? Ma è un problema solo di assistenza seguire un tossicodipendente? Il ragazzo o la ragazza che ha avuto un TSO per ragioni psichiche, che esce fuori, chi l'aspetta? Una famiglia che non lo vuole o una famiglia dove a volte quel ragazzo o quella ragazza non vogliono andare perché forse è la causa persino della malattia? A chi li affidiamo? A delle persone buone, attualmente ci sono queste case famiglia, incontrano fratelli, sorelle, ma il ragazzo ha bisogno solo di quello? Perché i ricchi se ne vanno in analisi e i poveri finiscono nei manicomi? Ce lo vogliamo cominciare a dire che anche questo è un problema? E che questo è un problema inaccettabile, perché la dignità dell'uomo non può essere vista in relazione ai soldi che hai. Non può essere vista in relazione ai soldi che hai. La dignità dell'uomo è qualcosa che prescinde dall'economia e noi dobbiamo dare a tutti le stesse opportunità. Dice, ma allora tu che vuoi gli sprechi? No, voglio la parità dei diritti, che è una cosa diversa. Per cui i ricchi cominciassero a pagare e i poveri venissero aiutati. Questa è la logica, semplice semplice, guardate. Perché io non posso rimborsargli a uno che si sceglie una clinica suite a Londra per farsi il trattamento di cura e glielo rimborso con le spese della regione quando questo è miliardario, mentre dobbiamo raccogliere i fondi per una ragazzina di Siracusa tetraplegica che se si va a operare negli Stati Uniti, anzi lancio un appello qui, se la possiamo aiutare. L'ho detto anche alla sanità regionale, spero che lo faccia, ma sarebbe importante aiutare questa ragazzina che con 80.000 euro potrebbe cominciare a camminare. È una ragazzina di 3 anni e mezzo, la debbono operare prima che fa 4 anni. Ma è questa la sanità che vogliamo? Cioè in cui i poveri debbono fare le collette per avere i propri diritti e se non ci riescono quella ragazzina resterà tutta la vita in carrozzina? Ci possiamo ribellare a tutto questo? E io voglio urlare la mia indignazione, la vostra indignazione. E una ragazzina, tu parlavi prima a proposito di famiglia, eccetera. Ci vogliamo dire che una bambina, per esempio, di 13 anni che fa la sua prima visita ginecologica e se ne va da un medico, percepisce questa visita, un'esplorazione che non accetta del proprio corpo, qualcosa di drammatico, a cui nessuno la prepara, un consultorio che la prepari, una forma di assistenza? Chi prepara questa ragazzina? E chi assiste una ragazzina che è incinta e non sa che fare e non lo vuole dire ai propri genitori? Chi l'assiste? Fa parte o no della sanità questo? Oppure fa parte della sanità soltanto fare gli interventi chirurgici? Per cui il tipo di malattia 4 giorni. Voi sapete benissimo che c'è una risposta individuale alle cure, ai trattamenti, ognuno di noi è diverso dagli altri. E allora che succede? Succede che dopo 4 giorni il vecchietto viene mandato via e non trova nessuno a casa. C'è una cosa, questo è rispetto alla dignità dell'uomo? Ma che significa che allora lo teniamo in ospedale inutilmente? No, significa che la sanità si deve integrare con l'assistenza. Una parte del mondo dell'assistenza. Dobbiamo pensare a servizi socio-sanitari e assistenziali in alcuni casi, non una separazione netta come quella che c'è attualmente. E quindi rimoderniamo la sanità. Facciamo una sanità che parla il linguaggio dell'uomo
E vogliamo dire che deve parlare anche, rispettare anche la dignità degli operatori, che non possono essere trasformati in galoppini elettorali degli assessorati e dei presidenti di turno, e che gli operatori dovranno essere scelti scientificamente in base ai titoli, in base ai titoli che hanno, non perché sono amici di questo o di quel partito. È una vergogna tutta siciliana questa. La sanità è in mano alle clientele e alle mafie. Il più grosso affare della mafia siciliana. E su questo cominciamo. E come vedete, noi possiamo, potremmo persino continuare all'infinito. È l'urbanistica. Ma possono esistere più comuni che non hanno i piani regolatori? Io voglio essere chiaro, e i sindaci so che sono, mi saranno pure d'accordo. Vogliamo cominciare a dire che un consiglio comunale che non approva il piano regolatore entro 3 mesi da quando ce l'ha, a 3 mesi dove ce l'ha, invece di stravolgerlo, modificarlo senza competenza perché deve rappresentare, decade. E vogliamo dire che se un sindaco non porta il piano regolatore nei tempi, perché deve dare, decade pure insieme alla sua giunta, e cominciamo a stabilire regole nuove, perché non può esistere la, la Sicilia che non ha piani regolatori, e c'è il massacro e la speculazione contro la bellezza dell'isola più bella del mondo, in mano a un pugno di affaristi. Vanno a un pugno di affaristi. Guardate, sono cose semplici. E lo vogliamo cominciare a dire che le licenze, le autorizzazioni si fanno in 3 mesi. In 3 mesi! 3 mesi! Col sistema delle conferenze di servizio semplificate in 3 mesi! No, 3 anni, 4 anni! 3 anni, 4 anni! Allora cominciamo a parlare anche di semplificazione amministrativa, di nuovi doveri. Dovremmo stabilire meglio come funzionano i consigli comunali e il rapporto fra amministrazione e consiglio comunale. Dobbiamo dare più potere agli enti locali. La nuova programmazione economica regionale si farà dei fondi europei, si farà per metà centralizzata a Palermo, perché deve coprire tutte le cose sovraprovinciale, sovracomunale, ma l'altra metà va data ai sindaci, che sono l'espressione diretta dei cittadini. Se quei soldi fossero stati dati ai sindaci, quei fondi europei si sarebbero spesi e avremmo. Però perché loro signori la vogliono centralizzata? Perché così un po' tocca questo, un po' tocca quest'altro, un po' tocca quest'altro. C'è sempre il problema della divisione del bottino. Allora invece se la diamo ai sindaci, questa divisione del bottino finisce. E vogliamo cominciare a dire che la nuova regione non gestisce, guardate che rivoluzione questa, ma controlla. Perché la regione dovrebbe gestire appalti? L'ente regione deve avere squadre di funzionari, di dirigenti che controllano gli appalti pubblici, che controllano quello che fanno i comuni, perché se sei controllore e controllato non funziona. Ti do X risorse, come le spendi? Io ti do le risorse per l'assistenza ai disabili, non la fai perché preferisci fare gli spettacoli di piazza. Allora io ti mando l'ispettore, ma questa deve essere la prassi. Invece noi abbiamo una macchina regionale che vuole gestire soldi, fondi direttamente, e che invece poi non controlla la spesa pubblica. Allora se c'è un sistema di controllo, tutto questo funziona. Quindi la nuova regione è un organismo snello che traccia linee di programmazione e di controllo, che fa funzionare i comuni e gli enti locali. È una regione che libera, che comincia a dire che i rifiuti non debbono essere centralizzati per affidarli a poche società, ma debbono essere gestiti dai comuni, perché anche lì abbiamo 3 miliardi e 700 euro di debiti che pagherà la regione. Con esperienza quella degli altri che è stata disastrosa, ma era una cronaca di morte annunciata. Peppe, quante volte io l'ho detto queste cose? Da quando ero sindaco. E ho fatto anche diverse volte le mie battaglie, sono andato anche a proporlo alla regione.
riforma, prima erano 22, poi diventavano 9, poi come la metti e metti, la riforma vera dei rifiuti è se gestisce il comune, perché quando gestisce il comune deve mantenere un prezzo basso, perché sennò deve aumentare la tassa poi ai cittadini, la TARSU gliela deve pagare, e poi il comune diventa, il sindaco diventa popolare e la gente va a menare il municipio e il sindaco. Invece oggi esistono organismi senza controllo che non possono revocare attualmente neppure i sindaci, perché possono essere revocati solo a nome, ai sensi del codice civile, quindi completamente deresponsabilizzati dalla democrazia. Una macchina mangia soldi, che si mangia almeno il 40% dei bilanci dei comuni, e i comuni giustamente dicono: ma noi perché non possiamo decidere a noi stessi quanto costa il nostro servizio e renderlo e farlo in relazione a come ce lo possiamo permettere? E allora facciamo anche questo. E l'acqua? L'acqua deve diventare pubblica. Abbiamo vinto un referendum e questa regione fa finta che non è cambiato nulla. Fa finta che non è cambiato nulla. E l'acqua continua a rimanere in privata, e l'acqua, e oggi i comuni cominciano ad avere ancora problemi di commissariamenti, eccetera. Diritti. Una delle cose che farò nei primi 100 giorni, mi dispiace, qualcuno comincerà anche un po' a seccarsi, sarà l'introduzione del doppio voto di genere. Nella scheda due voti, uno agli uomini e uno alla donna, per permettere che nei consigli comunali, nei consigli provinciali, all'assemblea regionale, nelle giunte ci dovranno essere donne, e saremo la prima regione in Italia che fa questa cosa di diritti delle donne. Perché le donne sono stanche di essere considerate l'altra metà del cielo, vogliono essere considerate l'altra metà della terra, perché è qui che vogliono i loro diritti, è qui che vogliono i loro diritti. E allora questo con chiarezza, e vogliamo cominciare a dire che i diritti delle minoranze si rispettano, che la diversità è una ricchezza. E io lo dico anche persino con la sofferenza di una parte della mia vita che è stata per la discriminazione della mia differenza, che ho portato sempre con orgoglio e che ho dichiarato pubblicamente. E in questa campagna elettorale, guardate, hanno offeso l'intelligenza dei siciliani, pensando che la mia diversità potesse essere occasione di discriminazione dei siciliani. Invece è stata occasione di solidarietà di giovani, donne e anziani. E questa Sicilia che si dimostra più civile di tutti, di tante altre regioni del nord. E non abbiamo paura, perché io ho improntato tutta la mia vita sempre all'insegna della dignità, del coraggio e della lealtà con i cittadini. Non ho nascosto nulla della mia vita ai cittadini, neppure della mia vita privata. E questo lo reputo un atto di lealtà, di affetto, di amore nei confronti degli elettori. E vogliamo cominciare a dire che un ragazzo in carrozzina è un principe, una ragazzina in carrozzina è una principessa, e che sono i nostri fratelli migliori, e che debbono avere i nostri stessi diritti, che debbono avere città a barriere zero, che debbono poter lavorare, sì, il lavoro per i diversamente abili, che vanno integrati nella società. Noi non possiamo pensare che c'è una parte di società che ignoriamo, perché non è uguale a noi. Quella società deve essere più uguale di tutti, perché noi abbiamo, guardate, un padre che ha un bambino con una malattia, con una disabilità, è un padre e una madre, sono un padre e una madre disperati, dicono: cosa accadrà dopo di noi? 250 euro di pensione al mese? Diamo la possibilità anche loro di lavorare. Da ognuno secondo le proprie capacità, a ognuno secondo i propri bisogni. Non vorrei ricordare di chi è la citazione, ma mi sembra anche incredibilmente cristiana. Oggi si taglia sul volontariato, si taglia sul volontariato, ma quando si taglia sul volontariato, non si taglia sul volontariato, si taglia sui poveri,
si taglia sugli anziani, si taglia su quelle persone, sui non vedenti. Invece noi dobbiamo fare in modo che i non vedenti... Conosco un professore universitario, non so se è qui stamattina, del mio partito a Catania. È uno scienziato, una persona di un'intelligenza politica incredibile e non vedente. Potrebbe essere uno dei quadri più importanti del mio partito a Catania, invece è un consigliere di circoscrizione. Lo vogliamo anche cominciare a capire in politica che i ciechi vedono e che i sordi ci sentono e che i ragazzi in carrozzina camminano? Lo vogliamo cominciare a dire, e che quindi dobbiamo anche rivoluzionare la politica, l'agricoltura. Ma perché l'agricoltura, il trasporto dei prodotti agricoli deve essere in mano alla mafia catanese? Ma parliamoci chiaro, lo possiamo cominciare a dire questo con chiarezza, che la cominciamo a cacciare? E perché per esempio gli agricoltori debbono essere strozzati dagli intermediari all'inizio dell'anno? Vanno dall'intermediario, non hanno i soldi, e allora alla fine dell'anno per comprare le sementi, le piantine, i fertilizzanti, alla fine dell'anno quando producono, sapete che succede? Che quell'agricoltore se ne va dall'intermediario che gli ha prestato i soldi e gli lascia il prodotto. Quanto me lo paghi? Vieni domani che te lo dico. Una venezione di ingravattamento, di strozzinaggio. Queste vanno abolite, sapete come vanno abolite? Se c'è una regione che all'inizio dell'anno garantisce alle banche il credito che il contadino, il produttore agricolo richiede per la produzione dell'anno, perché è semplice, perché quel credito è garantito dai terreni che ha il produttore. Allora cominciamo a creare quella collaborazione, l'artigianato lo stesso. E vogliamo cominciare a dire che dobbiamo fare l'internazionalizzazione della nostra economia, ed è l'ultimo punto programmatico che tratto, perché se non finisco più stamattina, visto che abbiamo un programma e siamo stati persino gli unici fino adesso che l'hanno pubblicato. Tutti dicono programmi, dove sono i programmi? Noi siamo gli unici che l'hanno pubblicato. Andate nel sito, che sono diverse pagine, e non lo consideriamo un programma chiuso, lo consideriamo un programma, un'ipotesi di programma aperto ai vostri contributi e alle vostre idee, che vogliamo arricchire, perché noi crediamo nella democrazia. Bene, dobbiamo quindi pensare alla... la pesca. La pesca, sapete che succede? Che l'anno prossimo scade la questione della legislazione europea, bisogna farne una nuova. Vogliamo aprire un'avvertenza perché la pesca, per esempio, non si faccia con le leggi del Mediterraneo. E quando parliamo dell'internazionalizzazione, per esempio, lo capirete che nei prossimi anni dal Mediterraneo passeranno tutti i traffici che arrivano dal Medio Oriente e dall'Asia, per arrivare dove? Nei porti di Rotterdam? Ma se noi abbiamo un interporto qui, uno solo, senza litigare fra le città siciliane dove ha fatto, uno solo, ma non intercettiamo tutti i traffici economici per l'Europa e per il Nord Europa che vengono dall'Est europeo, e abbiamo creato un'occasione di sviluppo incredibile? Perché non si è fatto questo interporto, questo porto internodale? Perché non si è puntato un pezzo a Augusta, un pezzo a Termini Imerese, un pezzo lo si cancella, un pezzo... Questo non è un modo, perché questo significa non capire dove va il mondo e non fare seriamente programmazione. E vogliamo cominciarla a capire. Ieri è venuto Zamil, che ha letto la cosa, che vuole investire in Zamil, un principe saudita, che vuole investire a Palermo. Perché gli arabi vogliono investire a Palermo? Perché oggi, per l'effetto delle primavere arabe, anche ci sono tanti capitali che fuggono prima che avvenga, con molto pragmatismo. Noi dobbiamo sostenere le primavere arabe, ma dobbiamo anche intercettare capitali e permettere anche a questi paesi che cambiano, permettere un dialogo che favorisca la democratizzazione in questi paesi. E quindi, per esempio, quali tipi di accordi facciamo con questi paesi, quali elementi poniamo a garanzia di diritti civili anche queste
in questi paesi, ci colleghiamo all'Europa, ci colleghiamo agli investitori. I cinesi quante volte sono venuti per offrire una soluzione per Termini Imerese? Volevano fare l'automobile, solo che l'automobile a Termini Imerese, se non la fa la Fiat, non la fa nessuno, non la deve fare nessuno. E allora io gli dico alla signora Fiat che noi chiameremo qualche società automobilistica straniera e gli creeremo la concorrenza in Italia e in Europa, perché noi vogliamo che la Sicilia sia rispettata, sia rispettata. Noi cinema ai cassa integrati di Termini Imerese. Il cinema, che è un'offesa per quei poveri cassa integrati di Termini Imerese, il cinema si può fare dappertutto in Sicilia e si deve fare perché fa parte dello sviluppo, ma non puoi fare una politica da ascaro, da chi ha offeso la Sicilia, l'ha sputtata, perché sapete perché se ne vanno in Sicilia, dalla Sicilia? Perché in Bologna lo pagano 300 euro al mese un operaio, 300 euro al mese! Allora noi chiamiamo la Toyota, qualsiasi altra società, e gli diciamo vieni a investire e diventi europeo e ci fai la concorrenza alla Fiat. Non conviene alla Fiat e al governo italiano? Allora investano loro, perché non è che possiamo qua che tutto il peso praticamente della ristrutturazione in Italia la deve pagare la Sicilia. Non può andare così. E i poli industriali, Gela, Milazzo, Siracusa, hanno distrutto l'ambiente e adesso se ne vorrebbero andare. Io guardate che non glielo permetterò. O questi riprendono le attività produttive e risanano, ogni regione della rivoluzione farà un'avvertenza per il risarcimento dei danni, che non ci basteranno manco tutti i soldi che hanno guadagnato a livello internazionale per risarcire la sinistra, per risarcire la Sicilia. Allora, vi voglio mostrare adesso un video che dimostra cos'è il sogno siciliano e il governo con onestà. Se vogliamo la mandarlo, sono 5 minuti e 13 secondi. E per me le case history di credibilità. Avete avuto una piccola dimostrazione di che cosa sono i due progetti della destra, il sogno siciliano. Il sogno siciliano è quello di spartirsi di sorte dei termovalorizzatori. Questo e governare con onestà. Governare con onestà sapendo che un candidato del PDL non poteva essere candidato se non accettava i termovalorizzatori. Che non sono i termovalorizzatori, sono gli inceneritori che riempirebbero di diossina la Sicilia e distruggerebbero mezza Sicilia. Altro che poli di Milazzo, Gela, eccetera. Dovrebbero smaltire metà dei rifiuti europei e creare diossina e distruggere la Sicilia. Però per una presidenza si può fare, per una candidatura alla presidenza si può fare. E io chiedo a Musumeci, perché questa cosa l'avrebbero chiesta a Michicheno, l'avrebbero chiesta anche a lui? Romano e Firarello non sono forse parte della sua coalizione? E poi anche governare con onestà. Noi nelle nostre liste non ne abbiamo messo indagati, non abbiamo messo condannati, abbiamo cercato di fare un lavoro di estrema pulizia. Io voglio ringraziare i partiti che mi sostengono per avere sostenuto questa battaglia. A volte abbiamo escluso gente che forse non valeva la pena perché sapevamo che era anche di accuse inconsistenti. E abbiamo fatto un bel lavoro. Ma io voglio dire, come si può dire governare con onestà se poi si sono candidati i condannati, quelli che sono in libertà provvisoria usciti dalle carceri? Come si può dire governare con onestà? Si sono accettati, si accettano gli inceneritori che in mano alla mafia che distruggono la Sicilia. Come si può dire governare con onestà? Non è che si può dire io sono pulito, io sono una persona per bene, non è che siamo unti del Signore. È la nostra pratica politica che decide se siamo puliti o no,
non quello che affermiamo, sono le nostre azioni concrete. Io, guardate, una delle, c'è stata una battuta che mi ha ferito particolarmente, fatta dal candidato del centrodestra, quando all'inizio della campagna elettorale ha detto: io non mi candido a fare il poliziotto. E sapete perché mi sono particolarmente offeso? Perché io, quando sono diventato sindaco di Gela, la prima cosa che mi hanno detto è stata, dopo una settimana: ah, questo non va il sindaco, ma fa lo sbirro praticamente. Io, per evitare l'equivoco, questa volta un questore l'ho candidato, che è il questore Malafarina, che ancora persino che è messo nel nostro vicino, che è uno di quelli tosti che ha accusato, diciamo, che ha denunziato una parecchia gente. Però io voglio dire che Musumeci, onestamente, di un poliziotto nel suo listino, probabilmente aveva più motivi di me di mettercelo, anche perché di gente da arrestare nelle sue liste ce n'è parecchia. Noi lo mettiamo come sovrabbondanza, loro avrebbero dovuto farlo persino per necessità. Guardate, io voglio avviarmi alla conclusione. Si è parlato all'inizio della mia candidatura, di inciuci, cioè, man mano che la verità viene fuori, e voglio invitare tutti quanti a considerare l'indipendenza e l'autonomia di un candidato che è nato come richiesta della società civile e che è stato capace a mettere in dialogo forze, partiti diversi, con identità diversa, in nome di una battaglia comune, che è quella per il risanamento, per la crescita della Sicilia e per la pulizia della Sicilia. Una battaglia di mafia importante. E io voglio ringraziare tutti i movimenti, da Sicilia Territorio, al Movimento Più di Padre Notari, all'Api di Rutelli, al Partito Socialista, ai Circoli Socialisti, all'UDC, al Partito Democratico, per avere condiviso un forte programma di rinnovamento e per aver fatto delle scelte veramente importanti nelle liste. Nelle nostre liste ci sono tanti giovani, tante donne, tanti giovani professionisti, nuove new entry che sono importanti per la politica. E tutto questo rappresenta un'occasione nuova. Però consentitemi di concludere nel modo come nessun altro penso concluderà, in modo molto privato, parlando di me stesso, della mia vita. Guardate, quando uno raggiunge le posizioni che ho raggiunto io nella vita, primo vicepresidente della Commissione Antimafia Europea, sono stato sindaco per 6 anni della quinta città siciliana, faccio parte della Commissione Affari Interni, Giustizia, Immigrazione del Parlamento Europeo, faccio parte della delegazione che si occupa del mondo dell'Oriente Arabo e faccio parte della delegazione e sono incaricato dal gruppo socialista e democratico di fare come osservatore delle primavere arabe e in particolare del Maghreb. Uno potrebbe dire che è una persona importante, no? Che poi si inventa anche un titolo magari nobiliare, si trova una casa antica dove abitare, dove stavano possibilmente i nonni, e si inventa anche una vita da esporre all'esterno. Io sono figlio di un operaio e mio padre aveva anche precario. Nei periodi in cui mio padre non lavorava, mia madre faceva la sarta e lavorava di notte. Mi ricordo che eravamo 4 figli, tutti a scuola, e non godevamo di una bella vita. Io da bambino vestivo con gli scamboli che rimanevano dei vestiti della borghesia di Gela che mia madre cuciva. Ricordo che ho avuto un'educazione molto cattolica, ho fatto la scuola dei Salesiani, ho servito ininterrottamente la messa
diciamo, dalla prima media fino al mio diploma, ogni giorno. Penso che almeno serviranno a espiare i peccati futuri dopo che ho fatto. Diciamo, mi sono fatto un'assicurazione sulla vita. Allora, e ricordo ancora benissimo la messa in latino, no? Che diceva: introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventute mea, e dicevo io che richerichetto, a Dio che allieta la mia giovinezza. Solo che la mia giovinezza, proprio lieto, non ne ha avuto proprio niente, non ha avuto assolutamente nulla. Ho dovuto combattere con pregiudizi, discriminazioni, e avevo anche una condizione economica terribile. Ricordo che la mattina mia madre mi dava una paghetta giornaliera, lo cercava di farlo sempre, e io con questa paghetta dovevo decidere cosa fare, se prendere l'autobus o pagare il panino per la ricreazione. Più delle volte andavo a piedi e mi compravo il panino, pane e panelle. E così è andata per anni, mi sono diplomato, nei giorni in cui pioveva naturalmente prendevo l'autobus, e in quei giorni io rimanevo in classe e non mangiavo il panino, e dicevo ai miei compagni: devo rimanere in classe perché aspetto un'interrogazione. Mi vergognavo a dire che non avevo i soldi del panino. E così è continuata, mi sono diplomato, sono andato all'università, ho fatto i primi 2 anni, avevo tutti 28, 30, date le materie del biennio. Poi a un certo punto è accaduta una cosa, che mio padre è andato in pensione, molti anni di precariato, è andato con la minima, e con la minima non ci mantieni 4 figli. E allora io sono dovuto andare a lavorare, e sono andato a lavorare in fabbrica a fare l'operaio. E anche questo è un bellissimo blasone nobiliare che ho, perché mi ha insegnato cos'è la vita. Mi ha insegnato cos'è la vita, mi ha insegnato cos'è la difficoltà della vita. Molti politici non conoscono manco quanto costa 1 chilo di pane, non riescono a fare una politica sana. E così ho continuato a studiare, conosco l'inglese, il francese, l'arabo, sono diventato un grande esperto di informatica, ho girato il mondo, guadagnavo una barca di soldi, non dovevo ringraziare nessuno perché veramente la mia vita l'ho sudato, le cose che mi sono conquistato. Ho sudato sempre tutte le cose che ho conquistato. Anche quando sono stato candidato sindaco la prima volta non mi volevano candidare. Sempre per gli stessi pregiudizi, che voi immaginerete quando... E invece poi sono stato eletto, la seconda volta addirittura con 65% al primo turno, in un momento in cui perdeva il centro-sinistra, perdeva per tutto. Lo stesso è stato per le europee, lo stesso è stato anche adesso. Alla fine ho imparato che nella vita un po' ti conquisti le cose, la gente poi capisce, poi la giustizia trionfa sempre. Bene, ricordo che tornai a Gela, che era il novembre del 90, lì ci fu una strage nella sala gioca di Gela, e io ricordo drammaticamente quegli 8 ragazzini uccisi, buttati dentro quelle pozzanghere di sangue, uccisi nella guerra fra Cosa Nostra e la Stigia. Erano ragazzini che avevano tutti meno di 18 anni, sia gli assassini che le vittime. E io ricordo ancora quei corpi buttati in quelle pozzanghere e le grida delle madri. Allora ho detto: bisogna fare qualcosa, e sono rimasto a Gela, e da lì è cominciata la mia battaglia antimafia. Con Dora ci siamo conosciuti in quegli anni anche. Poi sono diventato sindaco di Gela. Il primo giorno che sono diventato sindaco è bastato che io facessi la prima dichiarazione di lotta contro la mafia, che ho ricevuto delle minacce non da un mafioso qualsiasi, ma uno che lavorava all'ufficio tecnico del comune, che gli dice che vuole fare la lotta alla mafia, in una settimana lo facciamo fuori. Ed è continuata così, e via via è stato sempre così, sempre peggio. 4 o 5 volte sono stati scoperti attentati nei miei confronti, ed è andata sempre bene, tanto che io dico che, poi c'era qui questore Malafarina, che
negli anni in cui sono stato sindaco a Gela sono stati arrestati 850 mafiosi e distortori, che proprio pochi non sono, diciamo, 850. L'associazione di racket che ha i suoi 150 iscritti, che denunciano, che abbiamo costituito persino all'inizio, mi ricordo ci riunivamo col vicequestore allora Malafarina negli scantinati la sera, avevano paura gli imprenditori e siamo riusciti a superare la paura e a fare una grande battaglia per la liberazione. L'ultima volta che è stato scoperto un attentato nei miei confronti era il 24 gennaio del 2010, io ero senza scorta a Bruxelles e a Strasburgo, in Francia e in Belgio, perché le autorità francesi e belga negavano la mafia, l'esistenza della mafia. Allora io mi ricordo, era il 24 gennaio, alle 7:30 del mattino ho ricevuto una telefonata da parte di mia madre, che urlava. Mi dice: guarda, ti vogliono ammazzare. Avevano arrestato nel cuore della notte 15 mafiosi che dovevano eseguire dall'indomani in poi, cioè dal 25 gennaio in poi, dovevano eliminarmi. E io gli ho detto a mia madre: ma no, ma figurati, ma avrai capito male. Ma come ho capito male? Resta il fatto che io da quel giorno, poi la Francia, Strasburgo, la Francia e il Belgio mi diedero la scorta perché capirono che rischiavo seriamente la vita anche lì. Solo che mia madre da quel giorno in poi non parlò e ne mangiò più. Certo, mia madre era anziana, doveva morire, poteva, sicuramente sarebbe morta. Però io gli chiedo: perché doveva morire in quel modo? Mi chiedo perché Gaetano Giordano, imprenditore di Gela, doveva morire in quel modo. Mi chiedo perché Libero Grassi doveva morire in quel modo. Mi chiedo perché tante madri hanno dovuto soffrire in Sicilia per un figlio che magari si apre un'attività e poi gliela bruciano, per un figlio che studia la vita e se non ha raccomandazione se ne deve andare all'estero, deve andare a cercare lavoro fuori, perché il perché di tante madri che debbono vivere questa sofferenza. Guardate, i genitori, i nostri genitori, io mi riferisco alla mia generazione, ma anche a quelle più giovani anche di me, quando guardavano al nostro futuro, guardavano con speranza, sapevano che la nostra vita sarebbe stata migliore della loro. Ma noi, quando guardiamo, voi quando guardate ai vostri figli, pensate che la vita dei vostri figli sarà migliore della vostra? No, non lo pensate. Allora gliela vogliamo dare una speranza a questi ragazzi? Dipende da noi, guardate. Dipende da noi. Guardate, io so che questo teatro ospiterà tanti altri ospiti, tanti candidati alla presidenza, anche candidati alla presidenza che dovrebbero essere naturalmente solidali e alleati con me nella battaglia comune contro la destra e contro le mafie, che hanno scelto la linea della testimonianza e della divisione, non comprendendo che oggi c'è una posta in gioco che non si ripeterà più. E io dico: se non ora quando? Se non ora quando? Una cosa che non si ripeterà più. E assisteremo con dolore anche a questi attacchi, mentre io ho sempre risposto con simpatia, con sorriso, con l'invito all'unità in nome dell'identità ideologica. Noi abbiamo un'occasione storica, cambiarla sta terra, intraprendere un cammino nuovo, rendere protagonista il popolo siciliano, liberarlo. Non siamo mafiosi. Il mafioso è il blocco di potere che ha gestito la Sicilia, e noi lo dobbiamo distruggere, quel blocco di potere. Voi direte: tanti possono portare di programmi, parlare di programmi, eccetera, eccetera. Ma io vi faccio una domanda: gli altri candidati del centrodestra lo dicono che non li faranno i termoinceneritori?
Dicono che cacceranno la mafia? Lo dicono che faranno gli incarichi dei medici secondo i titoli e non secondo le clientele? Lo dicono che faranno lo sviluppo senza fare il rigore, senza macelleria sociale, mentre una destra selvaggia oggi ci pone rigore e tagli sociali? Allora su questo facciamo le differenze, facciamo le differenze. Ma una cosa ancora vi dico, voi sinceramente pensate che io sia uno che abbia l'ambizione di diventare presidente della regione per chissà quale ambizione? Guardate, uno come me che la mattina si alza e ringrazia Dio da 10 anni di avergli dato un giorno in più, che sa di essere condannato a morte dalla mafia, non gliene frega niente né di fare carriera né dell'ambizione sociale. Forse io mi sarei dovuto cercare un posto tranquillo dove scappare. Invece non voglio fuggire. In questi anni ho messo a disposizione la mia vita per la mia città. Oggi la voglio mettere per Palermo, per Catania, per tutta la Sicilia. Orgoglioso di essere siciliano, perché i siciliani non siamo mafiosi, ma siamo gente per bene e vogliamo il bene della nostra Sicilia, l'isola più bella del mondo. Grazie Rosario, grazie. Adesso c'è un omaggio floreale per te. Auguriamo a Rosario il 28 di diventare non presidente della regione, non governatore dei siciliani, ma il presidente dei siciliani, Rosario. Grazie.